Allora, siamo con Saverio Vizzello, direttore del Festival Duni, giunto alla dodicesima edizione, Undicesima. undicesima edizione quest'anno. Avete No, no, presente? quest'anno è la dodicesima. Dovrebbe, doveva. Dovrebbe. E infatti, stamattina ha presentato un manifesto col programma tutto nero, una provocazione. No, in realtà perché ti spiego cos'è il Festival Duni, che Donato conosce benissimo. È quella manifestazione che in primis recupera il musicista Gino Romualdo Duni, musicista italiano del Settecento, che è stato padre dell'opera comique in Europa, e Matera non era conosciuta, abbiamo recuperato tantissime opere dal 99 ad oggi. Ma non è solo Duni, è anche questo abbinamento stupendo, estivo, tra musica e i luoghi storici della città, patrimonio UNESCO. A Matera sono venuti grandissimi nomi. Ti ricordo solo l'ultimo, Bart Bacharach nella Cavana del Sole, ma Nova, Einaudi, Danilo Rea, Nunez, Bacalov, tantissimi nomi grazie al Festival Duni. E grazie a questi nomi Matera si è guadagnato, il Festival Duni si è guadagnato il riconoscimento del Ministero, i fondi FUS, che è l'unico festival in Basilicata riconosciuto. E l'APT ogni volta che emanava bandi per i grandi eventi, il Festival Duni è stato sempre primo. Quest'anno hanno inventato i PIOT, che hanno ridotto del 60% i contributi sugli eventi, cioè Matera ha gli stessi contributi che alla Val d'Agri. Matera, città dell'arte, porta del turismo, città candidata capitale europea del 2009, e ci hanno tagliato il 60%. Ma la cosa gravissima è che chi è stato tagliato di questi fondi sono stato solo io. Io da 90.000 euro tra comune e regione l'anno scorso ho preso 15.000 euro. Cioè, questo vuol dire non poter fare niente. Poi qualcuno mi deve spiegare quali sono i criteri di questa scelta. Qui appunto leggiamo che nel bando PIOT, che i criteri dovrebbero essere per Matera, insomma, ci si riserva di selezionare gli eventi da finanziare anche sulla base della coerenza al percorso di candidatura nel 2019 di Matera, capitale europea della cultura. Quindi forse il Festival Duni non è considerato, Ho lavorato male non 11 è anni. cultura il C'è Festival la Duni. media di 6.000 spettatori l'anno. Quei contributi che ho preso, che equivalgono al 50% del progetto totale, li ho sempre girati economicamente: tipografie, service, noleggio strumenti, alberghi, ristoranti, televisioni private, giornali che hanno sponsorizzato e pubblicizzato il festival. Il mio è un festival di produzione, e la cosa più importante. Ho fatto un calcolo ieri a casa che il Festival Duni in 11 anni ha dato 10.000 giornate lavorative a personale dello spettacolo in un momento di crisi della cultura. Quindi ho lavorato male. Quindi poi tra l'altro il Festival Duni ha fatto rinascere un posto bellissimo di Matera, la Cava del Sole, dall'anno Certo. scorso. La giunta precedente ha affidato all'Ensemble Gabrieli la gestione della Cava del Sole. Io ho contribuito. Questa grande apertura che è stata Baglioni, non economica, ma Bart Bacharach, che secondo me è stato uno dei più grandi eventi della storia della musica Tra amatoriale. l'altro lui stesso sul palco comunicò le sue emozioni dicendo che questo era forse il posto più bello dove aveva mai suonato nella sua lunghissima carriera. Aspetterà con Rimarrà me. vuota quest'anno, Sì, il quest'estate la Cava del Festival Sole. Duni è annullato. Ufficiale, annullato. Non so cosa potrò fare con 15.000 Non euro. c'è neanche una minima possibilità di. Sono anche stufo di elemosinare. Io pensavo, cioè sono certo che il Festival Duni non è patrimonio di qualche politico, è patrimonio della città. Il pubblico, come avete notato, sempre pieno. Io ho avuto pieno di Donacelle, Terrazza Lanfranca, Cava del Sole. Quindi è patrimonio della città, non di qualche politico che mi deve chiamare ed aiutarmi. Sono scocciato. Grazie.